Presidente Leonardelli, ma che cosa significa servire la sanità oggi? Servire la sanità oggi significa avere chiaro il ruolo che la società di servizi è chiamata a recitare, ovvero sostituirsi al committente nel soddisfacimento di bisogni che il committente stesso ha deciso di affidare a terzi. Significa inoltre vivere con grande senso di responsabilità il risultato atteso dal nostro committente, ovvero nel nostro caso, parlando di servizio di Lavanolo, tendere al miglioramento continuo del servizio alberghiero, mentre per quanto riguarda la sala operatoria, rappresentare partner affidabile per l'equipe operatoria nell'ambito della fornitura dei dispositivi medici sterili. I numeri, Presidente, li abbiamo prima sinteticamente dati e i nostri colleghi tra poco mostreranno anche la situazione operativa qua in Ferrara. Sono numeri importanti, una situazione operativa importante. Per sviluppare tutto ciò, di cosa c'è bisogno e quali sono i vostri punti di forza? Per sviluppare tutto ciò occorre una forte propensione alla diversificazione, allo sviluppo, alla progettazione, investire sulle risorse umane, operare con grande professionalità ed avere una buona struttura economico-finanziaria a sostegno dello sviluppo. Quanto ai punti di forza? Quanto ai punti di forza, direi innanzitutto una consolidata immagine su tutto il territorio nazionale quale azienda specializzata nel settore della sanità. Poi direi questa forte specializzazione nel segmento, un management di consolidata e provata esperienza nel settore dei servizi no core in ambito sanitario, una forte organizzazione nella gestione del lavoro. Poi direi, ma l'ho già detto, ma mi piace ribadirlo, una struttura economico-finanziaria in grado di sostenere lo sviluppo dell'azienda, appartenenza ad un gruppo che è leader in Italia nel settore del facility management in ambito sanitario e poi mi piace dire la storia della nostra azienda. Dunque, Presidente, si può dire un partner più che un fornitore? Mi piace pensare e spero di non peccare di poca modestia che il servizio ospedaliero abbia superato il normale concetto di rapporto cliente-fornitore e abbia superato anche il concetto classico di partnership, avendo attraverso la propria organizzazione sviluppato un modello di trasparenza e di condivisione delle problematiche del cliente tale da rappresentare nei fatti quasi un modello di organigramma allargato tra cliente e fornitore, supportato dalla condivisione degli obiettivi e della condivisione dello stesso rischio. Pensiamo solo al project financing, quale il rischio della società di servizi nel proporre un'offerta economica e gestionale che debba durare nel tempo fino anche a 30 anni.